Buonasera, siamo live da Torino, Piemonte, Italia. Siete nello studio di Patrucco Comunicazioni. Sono Francesco, ma non sono solo perché non lo vedete, ma c'è Alberto Patrucco in regia. Non è un nome a caso perché è mio fratello. Insieme a lui, Alberto e io formiamo la Patrucco Comunicazione, uno studio che da oltre 15 anni a Torino si occupa di comunicazione in tre ambiti: la grafica, il video e il digital, nelle diramazioni web e social. Vi invito a seguirvi sui nostri canali social, ne abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram e soprattutto il canale YouTube al quale potete iscrivervi, così sarete sempre informati e aggiornati sulle dirette che facciamo. Puntata numero 46 di Comunicazioni di Servizio, questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva, ma non temete, torneremo a settembre. Ci siamo pronti a scoprire l'ospite di questa puntata particolare dedicata ai viaggi, dedicata alle scoperte, dedicata ai viaggi, come ho detto prima. L'ospite è un ospite particolare e nasce come torinese di nascita e anche di adozione, perché ex qui è sempre stata, Ariete come segno zodiacale, quindi una persona, se lo definisce lei così, curiosa. Un po' testarda, ma comunque entusiasta, una persona molto dinamica, sportiva, ama viaggiare, e già vi sto dando gli indizi. Da sempre ha voluto fare l'insegnante, infatti è un insegnante di scuola primaria qui a Torino, con una grande passione per leggere e scrivere, quindi per le parole, e non a caso i suoi allievi la chiamano l'insegnante a strisce, perché mette tutto sulle strisce di carta dei quaderni di scuola. Insomma, una presentazione un po' confusa, ma l'ospite che è già pronta a raccontarci la sua storia la racconterà sicuramente meglio. E quindi do il benvenuto a Cecilia, che è qui con noi. Ciao Cecilia. Buongiorno, ciao, ciao Francesco. Allora, ho fatto una presentazione un po' veloce, un po' confusa, ma era per mettere un po', insomma, tanti tasselli che ti riguardano, perché tu sei una persona molto in movimento, in costante movimento. Non solo per quello che fai, che andiamo un po' a scoprire, ma proprio per la tua dinamicità, no? Sei un po' il tasmaniano che gira sempre su se stesso, il diavolo della Tasmania, quello dei cartoni animati. Allora, Decisamente sì. esatto. Che dire, ci racconti un po' chi sei? Prima ti dico che hai l'onore e l'onere di chiudere questa stagione. Prima dell'estate 2021 di comunicazioni di servizio, appunto siamo all'appuntamento numero 46, quindi le puntate sono andate avanti e quindi ti do subito la parola perché ci porterai a scoprire un po' il mondo in cui viviamo attraverso viaggi, attraverso scoperte, attraverso altri paesi, visto che l'estate di solito è il posto in cui si inizia a pensare alle vacanze. Benissimo, sono molto onorata di chiudere, di essere, diciamo, l'ultima e speriamo di dare dei buoni, diciamo, buoni vacanze, che saranno strane vacanze, diciamo, perché comunque Assolutamente. usciamo tutti da una situazione in cui da un lato non vediamo l'ora di, secondo me, di viaggiare e di ripartire, dall'altro probabilmente siamo anche un po' titubanti nel farlo, non sappiamo come, se si può e così via, quindi insomma. Allora, hai detto benissimo, io sono una maestra della scuola primaria con la grande passione per il mio lavoro, cioè il mio è un lavoro, ma prima di tutto è una passione da quando sono piccolina che sogno di essere maestra e quindi poi ho studiato, ho fatto tutto il percorso di, appunto, di studio, di formazione per arrivare a esserlo. E ho questa grande passione, ho tantissime passioni perché hai detto benissimo, cioè io sono una persona veramente iperattiva e con tantissimi interessi, non, diciamo che non mi annoio mai. E la mia passione più grande è quella dei viaggi. Viaggi a 360 gradi, ovviamente il viaggio per eccellenza, diciamo proprio il vero viaggio è quello che posso fare nel momento in cui salgo su un aereo e vado a scoprire il mondo. Però, come scrivo anche sul mio blog, il viaggio è prima di tutto scoperta, scoperta di, proprio di nuovi mondi, intesi anche come nuovi punti di vista, in un certo senso.
Quindi, anzi, su Facebook l'avevo proprio scritto quando all'epoca creai la mia pagina Facebook, scrissi proprio la frase di Proust che dice il viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi, perché per me viaggio è prima di tutto quello. Quindi... Ok, ecco, andiamo subito sull'aspetto letterario e letterale che ti contraddistingue un po', perché secondo me la passione per lo scrivere, leggere, ma soprattutto scrivere, e che mi porta a farti questa prima domanda, insomma, un po' l'hai accennato, tu non ti limiti a viaggiare, nel senso che tu, oltre a fare questo pezzo, insomma, partire, riempire lo zaino e andare, hai sentito, e ci racconterai da quando adesso, la necessità, credo proprio l'esigenza, di raccontare questa tua esperienza. E infatti tu l'hai scritto nel sottopancia, insomma, di fianco al tuo nome, sei Cecilia, parole di viaggi. E noi l'abbiamo anche messo nella card, nella grafica di pubblicità della diretta di quest'oggi. Non ti abbiamo definito come viaggiatrice, ma come parole di viaggi. Per questo è il titolo e il nome del blog che hai creato, insomma, cui credo quasi quotidianamente, insomma, con molta frequenza vai a scrivere le tue esperienze. Ed è interessante perché insieme metti due elementi fondamentali, il viaggio e le parole, perché le parole ti contraddistinguono, no? Per la passione che hai, l'abbiamo detto. Come nasce questa esigenza di raccontare? Perché hai dovuto raccontare quello che fai quando viaggi? Perché sono una chiacchierona, nel senso che a me piace proprio tanto parlare, nel senso lo sanno tutte le persone che mi conoscono, ma in modo particolare piace molto raccontare le esperienze che faccio e soprattutto i viaggi che faccio. Quindi quando torno da qualsiasi esperienza, un viaggio di 30 giorni, ma anche solo il weekend in montagna, io ho proprio l'abitudine di andare a casa dei miei genitori e raccontare loro tutto, cioè veramente nei minimi particolari quello che ho fatto, quello che ho visto, le esperienze vissute. E quindi il blog è cominciato proprio un po' così, all'inizio è iniziato proprio per gioco, mi ero laureata da pochissimo ero andata a fare un viaggetto, diciamo, di laurea a Roma, niente di che, con un'amica. E poi al ritorno mi ricordo che ero andata da mio nonno e gliel'avevo raccontato e mio nonno, scherzando, mi aveva detto ma dovresti scriverlo. E io già scrivevo, perché io ho sempre scritto, tenuto il diario personale, lo tengo tuttora, di tutti i miei viaggi. Quindi io vado ogni sera, annoto quello che vivo e quello che vedo. E poi ho detto vabbè, non costa niente. Effettivamente all'inizio ho aperto proprio il blog tramite Blogspot, che erano, diciamo, gratuiti, quindi sì, per vedere come sarebbe andato, e ho visto che mi piaceva. Quindi ho visto che mi piaceva scrivere, che qualcuno iniziava a leggermi, poi pian piano è iniziata a esserci subito una collaborazione con Non Solo Turisti, che è proprio un sito vero e proprio di viaggi, che mi hanno contattato, mi hanno chiesto di scrivere per loro, quindi da cosa nasce cosa, poi adesso ho proprio deciso di, diciamo, comprare un dominio, comunque di aprire il mio piccolo sito in cui vorrei scrivere molto di più. Gli articoli in bozza sono sempre molti di più di quelli che realmente pubblico, perché poi io voglio cercare la foto, anche solo per trovare la foto ci metto giorni, perché deve essere la foto giusta che rappresenta proprio le emozioni che provavo, quindi ci sto fin troppo dietro per quello che potrebbe essere. Però sì, poi da lì mi sono aperto la pagina Facebook, la pagina Instagram, e adesso sulla pagina Instagram, col fatto che ci sono queste, diciamo, le storie che durano 24 ore, riesco ad essere attiva quasi tutti i giorni, perché si sa, è più diretto e più facile, quindi anche se non lo sono per niente una persona social, cioè non riesco un pochino più a starci dietro. Però sì, è nato perché volevo raccontare, poi tutti mi chiedevano, cioè magari io stavo in un posto e dopo mi si chiedeva, che consigli mi dai? È più comodo adesso mandare il link, anziché fare una telefonata lunghissima. Sì, diciamo. Come dice mia figlia, scarica l'app, tu mandi il link. Allora, io ne approfitto perché sono già un po' di persone collegate, e che saluto e ringrazio, e che invito le persone collegate a fare delle domande, perché Cecilia è preparatissima, come per esempio fa Chiara,
che non fa proprio una domanda, ma un commento. Innanzitutto un saluto, dice: volevo salutare aspettandovi poi dopo le vacanze, quindi iniziamo a fare le buone vacanze ai nostri follower. Chiara è una affezionatissima seguace di comunicazioni di servizio, ma poi dice: è un vizio dell'Ariete il diario di viaggio, anche solo girato l'angolo. Nico Docet. Nico è la figlia di Chiara, e quindi si vede che è tipico, insomma, di chi è nato intorno al mese di aprile, giù di lì, raccontare qualsiasi cosa, anche appunto il giro vicino. Quando nasce il tuo blog? Qual è la data di nascita? Te la ricordi, l'anno? Giugno 2012. Io mi sono appunto laureata a inizio 2012, nella primavera ho fatto questo mini viaggetto e da lì è nato poi tutto, diciamo, comunque giugno 2012. Poi è stato proprio molto altalenante, ci sono stati anni in cui magari non ho scritto niente perché non ero, magari viaggiavo di meno, e poi è molto, il mio blog è molto emotivo, infatti non parlo solo di viaggi. Cioè di viaggi fisici, parlo anche di viaggi intesi come dicevo prima, situazioni da affrontare, quindi viaggi anche in se stessi, di conoscenza di se stessi. E quindi è chiaro che ci sono stati momenti in cui magari per situazioni mie personali avevo voglia di scrivere, mi veniva proprio voglia di scrivere, di condividere più cose, mentre momenti invece di calma piatta, dove non avevo nulla da raccontare agli altri, perché poi io, come diceva prima Chiara, il diario lo tengo sempre, cioè lo tengo proprio il mio diario quotidianamente, anche se sono a Torino che lavoro. Però nel momento in cui sono, diciamo, voglio condividere agli altri, allora scrivo sul blog. E quindi anche lì ci sono stati momenti in cui ho scritto tantissimo e momenti in cui magari non me la sentivo e quindi non scrivevo quasi nulla. Il prossimo anno, quindi sono 10 anni, bisogna fare un grande viaggio celebrativo dei primi 10 anni di Non ci avevo blog. mai pensato, ma è vero. Allora, io ti chiedo una domanda proprio semplice, facile, proprio in 15 secondi ti puoi rispondere: cosa vuol dire per te viaggiare? Semplice, semplice. Bene, e come ho detto prima, conoscere il mondo e soprattutto se stessi. C'era, non mi ricordo più dove l'ho letto, su un libro, e non mi ricordo neanche più di chi, però una frase mi aveva colpito moltissimo, era: se il mondo è come un appartamento, è come una grande casa, non viaggiare sarebbe come, cioè morire senza aver viaggiato sarebbe come morire senza aver conosciuto tutti i miei coinquilini. E a me questa frase piace un sacco, perché noi viviamo su un pianeta e non scoprire come è fatta l'altra parte del mondo, non avere almeno la curiosità, perché poi magari uno non può fare, secondo me, non lo so, è una cosa da fare invece, scoprirla. Poi, secondo le proprie possibilità, quindi anzi, questa pandemia mi ha proprio invece fatto capire come il viaggio è proprio viaggio in se stessi. Quindi magari anche senza appunto prendere un aereo, però viaggio come scoperta, scoperta degli altri e scoperta di sé, prima di tutto. E quando inizia il viaggio? Inizia quando esci di casa il giorno della partenza? Inizia quando inizi a pensare al viaggio? Quando prepari lo zaino? Quando arrivi a destinazione, insomma, al primo punto di partenza? Il viaggio inizia secondo me nel momento in cui uno lo sogna per la prima volta, perché lì uno inizia ad avere un'immagine. Però poi diciamo che il viaggio vero, inteso come appunto scoperta, è poi quella che si fa sul campo, che può essere il campo, può essere la meta che uno va a visitare, o come dicevo prima, può essere il libro, perché se uno può fare anche un viaggio dentro un libro, e io che amo leggere, in questa pandemia ho fatto un sacco di viaggi leggendo romanzi di qualsiasi genere, e quindi nel momento in cui uno però fa il primo passo fuori casa o dentro quell'esperienza lì, allora lì comincia davvero il viaggio, cioè il viaggio che puoi raccontare. Mi viene in mente, insomma, vorrei dire una cavolata, però Salgari, mi sembra sia lui che ha raccontato di questi paesi meravigliosi, no? Senza esserci mai andato, però appunto con la fantasia lui è riuscito a ricreare e vivere quei momenti. Quindi il tema del viaggio, non solo fisico, ma anche con la testa, è fondamentale.
Viaggiatore, anzi viaggiatrice o turista? Dov'è la differenza? Decisamente viaggiatrice. Io non amo molto i turisti, turisti. Poi dipende, ci sono diversi significati. Il significato che do io al turista o vacanziero è quello che appunto prenota tutto nei minimi particolari, si prende un bel resort, un bel albergo, va, vede il posto, però è sempre filtrato, mettiamola così. Non fa mai esperienze vere, autentiche. Il viaggiatore è quello che magari prenota anche, però sa che quello che scoprirà sarà proprio nel contatto con invece una realtà autentica. Quindi, facendo proprio dei semplici esempi, nel momento in cui io mi è capitato un sacco di persone, cioè mi è capitato di parlare con un sacco di persone che sono state in Thailandia, ma io stessa ho fatto un viaggio, il mio primo viaggio in Thailandia, in un albergo bellissimo, e mangiando la pizza piuttosto, cioè, e lì non ero, lì ero una vacanziera e basta. Quando sono tornata la seconda volta in Thailandia, fermo restando che secondo me la Thailandia non è proprio il posto più autentico ormai che esista nell'Asia, anzi è quello meno rimasto meno autentico. E ho cercato appunto di invece vivere villaggi o situazioni che fossero più reali e quindi dove la macchina del turismo non fosse ancora intervenuta, perché il problema poi del viaggiare è che laddove più c'è turismo, più va via l'autenticità di un luogo, più sparisce. E un po' siamo noi turisti, un po' sono i locali. Le persone locali che vedono in noi turisti non so come dire, però ci vedono un po' come dei portafogli, quelli che potrebbero portare soldi, e quindi si innesta un circolo vizioso per cui la bellezza di un luogo va via via standardizzandosi, non so come dire, però ci sono posti. Quando sono stata in Laos 2 anni fa mi sono accorta di come stavano costruendo tantissimo e ho proprio detto, mannaggia, il Laos è bello perché è verde, è bello per i suoi paesaggi i suoi piccoli villaggi completamente solo di magari palafitte o piccole capanne e invece solo pubblicità e cartelloni di industrie di cemento e così via costruivano. Quindi per quello che dico, il vero viaggiatore è quello che sa adattarsi, quindi entrare proprio in punta di piedi in quei posti, cercando di rovinare il meno possibile appunto, il luogo autentico. E invece il turista solitamente vuole fare esperienze, vuole vedere, vuole visitare, vuole avere quello, quell'altro, l'esclusiva e prende il pacchetto. E su questo potremmo aprire un capitolo enorme perché. Forse anche la comodità, insomma. Mi viene in mente, lavorerei su parole chiave, visto che il tuo blog si chiama Parole di viaggi, insomma, le parole per te sono importanti. E tu hai detto, no? Non hai detto del Laos, questo posto in cui stavano costruendo, invece l'idea della palafitta, della natura, dell'autenticità, insomma, del posto. C'è una parola che oggi è molto utilizzata, molto abusata, è molto di moda, che è sostenibilità, no? Adesso è tutto sostenibile. Adesso qualsiasi brand scrive sostenibile, quindi diventa improvvisamente paladino dell'ecologia, della natura, salvatore del nostro mondo. Viaggiare in maniera sostenibile, insomma, Greta Thunberg, la ragazza svedese paladina, insomma, del movimento del Fridays for Future, insomma, ne abbiamo anche parlato, noi abbiamo, ce l'ho qua, le abbiamo dedicato la card di Natale che facciamo sempre, insomma, perché è un personaggio comunque sta portando, insomma, in luce il tema fondamentale verso il quale non possiamo più voltare le spalle, ma che dobbiamo affrontare. E lei dice, la prima cosa è non prendere l'aereo, no? Perché e comunque l'aereo inquina, lo sappiamo. Adesso non voglio entrare su questi temi che, insomma, sono molto, ci porterebbe via tanto tempo, però che cos'è per te
un viaggio che può essere sostenibile nel vero senso della parola, quindi nel rispetto della natura, nel rispetto delle popolazioni locali, no? Che andiamo a visitare, delle loro tradizioni, e anche cercando di impattare il meno possibile, perché tu hai citato i resort, sono comunque delle strutture che impattano tanto dal punto di vista ambientale. Ecco, come ti poni come viaggiatrice, che poi ci racconterai come sono, da quant'è che viaggi, quindi perché hai questa passione, come ti poni davanti a questo tema? In questo momento sono, diciamo che arriviamo post pandemia e la pandemia ci ha lasciato un po' tutti scombussolati e io in questo, tra l'altro io prima della pandemia ero già stata bloccata perché ho avuto un problema alla schiena, quindi sono stata a letto per 3 mesi. Quindi praticamente io sono 2 anni che rifletto, cioè sto a casa, leggo, guardo documentari. E quindi se prima ero già molto attenta a tutti i caratteri di ecosostenibilità e così via, adesso sono diventata, cioè mi sono proprio molto informata e quindi paradossalmente appunto prima avrei pensato, avrei messo il mio desiderio di viaggiare, di conoscere il mondo prima di tutto, invece adesso ovviamente prima di decidere che tipo di viaggio fare, come dicevi tu, prendo l'aereo o non prendo l'aereo. Comunque ci penso magari 2 volte in modo da capire se è necessario, se ci sono altri mezzi per andare e così via. Penso che questa cosa non fermerà il mio, cioè sapendo che io non è che prendessi tutti questi aerei, perché comunque facevo il viaggio d'estate, quindi penso che questa cosa non fermerà, diciamo, la mia voglia di viaggiare. Certo è che quest'estate il viaggio l'ho organizzato in bici, cioè me ne parto in bici con le borse e torno in bici, quindi non, penso che a livello di trasporti ci sarà pochissimo impatto. No, ho sempre cercato comunque nei miei viaggi di fare scelte sostenibili, più che tutto, come dicevo prima, per la realtà locale. Quindi evitare di andare nei resort, nei grossi resort bordo spiagge che deturpano proprio i paesaggi, cercare di, come dicevo anche prima, mangiare locale, perché se io vado in Thailandia e mangio la pizza, l'ho fatto, cioè, nel senso che dico io anni fa ho anche fatto questa esperienza perché dovevo ancora un po' formare la mia persona di viaggiatrice, diciamo, però adesso non lo farei mai perché. O comunque se voglio la pizza va bene, ma con i prodotti locali, quindi non mi lamento se non c'è la mozzarella, ovviamente. Quindi invece ho sempre cercato di mangiare prodotti locali e anche sul posto di muovermi magari utilizzando loro mezzi. Cioè, in molti viaggi ho utilizzato i mezzi che avevano loro, non è che facevo 1.000 voli interni per raggiungere un posto o un altro, quindi pullman di linea. In Sri Lanka mi sono appoggiata a sto Grand Tour che è diciamo, un tour operator, però un po' diciamo, un tour operator di quelli più avventurosi e avevamo affittato dei tuk-tuk, quindi ci muovevamo solo con i loro tuk-tuk. E poi anche nella scelta di esperienze da fare, uno le valuta bene, quindi viene l'esempio i famosi elefanti. Prima di dire voglio fare l'esperienza, la cavalcata sull'elefante, capisco, mi informo su cosa c'è dietro, perché purtroppo, come dicevamo prima, pur di accontentare la massa e pur di accontentare i turisti, che alla fine sono quelli che portano soldi, si sono creati tutti questi pacchetti per cui ti fanno fare l'esperienza a cavallo, diciamo, dell'elefante. Poi se uno va a vedere dietro che cosa, come vengono trattati gli elefanti per fare in modo che poi rispettino, cioè stiano alle richieste dell'uomo. E quindi, ad esempio, l'ultima volta in Laos invece mi ero informata, ero andata in quelli che chiamano gli orfanotrofi degli elefanti e avevano fatto un'esperienza di tutt'altro tipo, quindi ci avevano insegnato a preparargli il cibo, poi eravamo andati a lavarli, era stata appunto un'esperienza diversa. Oppure in Sri Lanka ci sono, da una parte ci sono i safari, quelli fatti apposta, mi viene da dire, per i turisti che pagano e quindi vogliono vedere per forza gli animali, dove però gli animali vengono punzecchiati pur di uscire, diciamo, dalle loro tane. E invece io ho fatto un safari dove
Sì, col binocolo ho visto lontanissimo magari un animale e alla fine mi è piaciuto di più perché è giusto, lui se ne stava per i fatti suoi. È chiaro che nel momento in cui arriva una Jeep con 3-4 persone sopra, magari si allontana anche, magari si avvicina perché è curioso, però è giusto che sia così. Quindi quello, diciamo, rispetto del luogo in modo particolare, come rispetto anche delle persone, Certo. quelli. Nei paesi, parlo sempre dei paesi asiatici, ma in realtà anche nel Sud America, quelli che sanno che lì la vita costa di meno e quindi una cosa che costa un dollaro, loro dicono: ma sì, tanto ne abbiamo, ne danno 5, secondo me non rispettano realmente quella popolazione, cioè quella persona lì, perché quella persona lì poi innescherà una serie di pensieri per cui incomincerà veramente, come dicevo prima, a vedere noi. Diciamo turisti, noi occidentali oppure europei, come dei portafogli. Quindi è giusto che se. Cioè, è tutta una questione effettivamente molto, molto complessa e su cui bisognerebbe parlare per ore. E io non sono neanche la persona più competente. Però di sicuro, se posso. Adesso ti ho parlato di Asia, di Perù e di tutto il resto, ma l'anno scorso sono stata in Trentino. E anche solo ho preferito comprare nei negozietti piccoli locali il formaggio che facevano, che mi pro nell'alpeggio, anzi ho sempre solo comprato formaggi alpeggi oppure i salumi e la birra nel birrificio locale, perché non mi sembrava neanche, cioè mi sembrava da sciocchi andare invece a ricercare un'altra cosa o andare a mangiare thailandese, sono in Trentino, cioè per dire, quindi anche nei viaggi più semplici che possiamo fare, più vicino casa. Sì, quello che sempre attraverso parole chiave, perché le parole possono essere un po' il nostro filo conduttore di questa puntata, la consapevolezza, essere consapevoli di quello che si sta facendo e informarsi, perché comunque ci sono gli strumenti per poterlo fare. Quindi quello che hai citato prima dei safari oppure dell'aspetto degli elefanti, no? Cioè informarsi prima su cosa offre quello stato, quella nazione, coloro che si va a visitare, può essere utile per evitare magari dei comportamenti che poi vanno comunque a lasciare un'impronta negativa, in questo caso, anziché positiva. Poi tutte insieme sono piccoli granelli di sabbia, insomma, che possono muovere un po' le E cose. aggiungerei anche quello di informarsi dalla gente del posto, perché spesso noi leggiamo guide, leggiamo, invece le persone locali sono poi quelli che sanno consigliarti, sanno dirti realmente com'è la situazione lì. Certo, Quindi. certo. Non bisogna essere timidi quando si viaggia, bisogna farsi conoscere. Allora, come nasce questa passione che hai per i viaggi? Hai iniziato da poco o è da sempre che viaggi? Da quando ho 3 mesi, diciamo. Io sono nata ad aprile, a luglio forse, i miei genitori che avevano il camper mi hanno portato, non so bene dove, non so qual è stato il mio primo viaggio, non me lo ricordo, però penso da qualche parte in Europa e così poi abbiamo continuato sempre. I miei genitori sono due grandi viaggiatori, sono sempre stati due grandi viaggiatori e prima viaggiavano anche loro molto. Hanno girato il mondo e poi, quando siamo nati noi, hanno deciso di continuare a girare, magari non proprio il mondo, ma l'Europa, l'Italia, così col camper, ecco, classico mezzo, diciamo, sostenibile, perché così non. Infatti, facevamo delle vacanze anche lunghe per essere, perché tanto non c'era da andare in albergo, si mangiava in camper. Mi hanno proprio un po' insegnato un po' a risparmiare nel momento in cui mio padre ha sempre detto: nel momento se vuoi fare un viaggio, se impari leggermente a risparmiare, il viaggio si allunga. Ed è vero, perché se io voglio andare tutti i giorni a cena fuori, a una certa i soldi finiranno e quindi il viaggio durerà di meno. Invece loro mi hanno, ma soprattutto mi hanno trasmesso moltissimo proprio la voglia, la curiosità di vedere altri posti, che fossero città d'arte o che fossero proprio luoghi paesaggisticamente diversi dai nostri. Abbiamo chiesto ad Alberto che in regia abbiamo un paio di foto che ci hai girato di quando sei bambina che viaggi insieme alla tua famiglia. Adesso Alberto le sta cercando, ecco, forse una sta arrivando, eccola qui. Quello Sì, questa è un'alce, eravamo in questa, Norvegia. una Norvegia.
Una renna. Un'arenna. Sì. Beh, Qui sempre, qui sempre sempre tipo nel nord. nord, in Danimarca. Sì, Non sgranatissime. voglio fare i calcoli della tua età perché non si chiede mai l'età a una donna, ma nell'Europa dell'Est hai viaggiato quando era ancora divisa, quando c'era ancora appunto la divisione est-ovest, quando c'era il muro di Berlino. Hai dei ricordi di... Io sono nata, io ho 33 anni, te lo dico Sei tanto, 33, giovane, cioè l'età sì. di Cristo, si può E dire. quindi È è tempo di iniziare a fare miracoli, quest'anno. Si vero. vedrà, insomma. Quel No, quindi diciamo pezzo lì non l'hai visto. no, Ok. diciamo, ho viaggiato in delle zone che adesso sto rivivendo. Mio padre, quando gli mando magari le foto di Praga o di Vienna adesso, mi dice: "Ah, ma ci siamo stati quando tu avevi 2 anni, era diverso, questo era diverso." Cioè, in effetti si vede che comunque il tempo passa. Però no, 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 e soprattutto di quei viaggi lì che avevamo fatto quando eravamo piccolini, io ovviamente ricordo molto, molto poco. Quello che ricordo lo ricordo tramite filmini che mio padre faceva o le foto. Quindi quando tornavate dalle vacanze i vostri amici vi evitavano perché c'era la temutissima cena con a seguire 2 ore di A filmini dir che la verità, approfondivi dei non c'è mai viaggi. stata perché mio padre non faceva queste 2 ore di video, ma ne faceva tipo Ah, ok. 8, quindi Ah, non si quindi. usava neanche. Però no, però ecco, Quindi una cosa che ho visitato, un posto dove sono stata con i miei genitori nel 2004 è stata la Siria e adesso fa molto effetto vedere, adesso in generale qualche anno fa ha fatto molto effetto vedere tutte le zone in cui siamo state, che non esistono proprio molte zone, molte città che non esistono più, che sono state bombardate. E effettivamente quello fa effetto perché uno si rende conto che... Cioè, non lo so, non so neanche dire perché fa no, effetto, è una cosa che spiazza e basta. ho presente perché adesso tanto siamo in famiglia, racconto questo, faccio un po' i fatti miei, li faccio di Alberto, nel senso che lui è un camperista, Alberto è sempre in regia, è mio fratello che gestisce la macchina della diretta di StreamYard, di Patrucco, comunicazione efficace, comunicazione di servizi, faccio sempre pubblicità, e appunto lui è un camperista e nel 2010 fece questo viaggio da Torino fino giù in Siria, appunto racconta delle meraviglie che aveva visto e pochi anni dopo poi probabilmente non c'è più niente di tutto quello che ha visto, quindi è un po' quello che, la sensazione che un po' ci hai raccontato tu adesso. Allora, hai iniziato a raccontarci no, qualche viaggio in Oriente, la Siria, Sud America, e allora andiamo a fare un po' di classifiche. E allora ti chiedo la top 3.3, ma anche un po' di più se ne vuoi, iniziamo a categorizzare. Categorizzare alcune mete, alcuni viaggi. Quindi ti chiedo, iniziamo con la domanda più scontata: i tre viaggi, i tre posti più belli che hai visto? Senza pensarci, al brucio No, così. Senegal, Perù e Islanda. Ma a dire la verità è perché sono collegati emotivamente a qualcosa. Cioè, perché un viaggio, uno può andare nel posto più bello del mondo, ma se poi emotivamente quel posto lì non ti lascia nulla, è inutile averlo fatto. Quello mi dicevo prima, un viaggio deve insegnarti qualcosa. Il Senegal in assoluto è il viaggio che mi ha insegnato di più. Perché io sono andata in Senegal, sono partita da sola e poi là mi sono appoggiata a un'associazione ONLUS di volontariato. Anche abbiamo delle foto anche su questo, adesso Alberto le manda. E su questa, diciamo, poi sono diventata infatti volontaria di questa associazione e quindi lì. Ecco, cioè questa foto è una delle mie foto preferite, cioè è una foto che non ha significato, ma noi abbiamo girato il Senegal dentro questo furgone, quindi diciamo proprio a livello di insegnamento mi ha insegnato tanto a vivere, ad adattarmi, a stare in quello che c'era, in quello che era, in quel momento lì in realtà mi dava, cioè non c'era cibo perché in quel momento lì si viaggiava e basta e boom, ci pioveva in testa perché era così e ci pioveva in testa, oppure non c'era il gabinetto e ci si adattava. Quindi, e lì ho capito che avrei voluto, l'ho fatto nel 2013 quel viaggio, e ho capito che sarebbe stato il mio, in assoluto il viaggio, cioè,
è nata la mia passione per i viaggi, mettiamola così. Il viaggio sarebbe stato una delle mie passioni più grandi. E soprattutto il viaggio, io dico il viaggio da backpacker, quindi quello con lo zaino in spalla, dove non ci si organizza tanto e ci si impara un po' ad adattare. Quindi quello in assoluto il viaggio. Poi vabbè, poi lì ho fatto volontariato con i bambini, quindi ho unito una seconda passione, cioè ero io in Africa, e l'Africa è bellissima, mi sto perdendo, perché però l'Africa è bellissima, e quindi infatti questa è una delle mie foto preferite, ecco, anche grande in camera, perché racchiude tutto, cioè racchiude un paesaggio che noi non abbiamo, un'attività, cioè una scoperta degli altri, una scoperta di sé. Se si dice che noi abbiamo, l'Africa ha bisogno di noi, l'Africa ha bisogno di noi, io rispondo sempre, noi abbiamo più bisogno dell'Africa. Cioè bisognerebbe stare in Africa, quell'Africa lì, non l'Africa bianca, diciamo, per capire, per vivere certe situazioni, per vederle dal vivo, toccarle con mano, perché ti cambia profondamente. Vabbè, questo era per quanto riguarda il Senegal. Poi come secondo direi il Perù, perché il Perù è proprio bello, e l'ho fatto in un periodo della mia vita in cui avevo bisogno di, probabilmente io, di viaggiare, di uscire, di scappare, quindi non lo so se poi fatto in un altro periodo mi avrebbe lasciato le stesse emozioni, però anche lì un po' perché paesaggisticamente è molto bello, le persone sono molto accoglienti, e ho vissuto delle situazioni abbastanza difficili, nel senso, durante il ritorno diciamo, ci sono stati un po' di imprevisti, diciamo, anche nel viaggio, e quindi questo ha fatto diventare quel viaggio lì un viaggio importante, perché di nuovo mi ha insegnato a stare nel mondo, a stare di fronte a qualsiasi cosa, alla bellezza, ma anche alle situazioni di difficoltà. Come terzo viaggio, l'Islanda. L'Islanda, perché è un posto in cui dobbiamo andare tutti, eccola, per questo motivo, perché a parlare di ecosostenibilità, ecco, il mio pallino dell'ecosostenibilità è partito dopo essere stata in Islanda e dopo aver visto come si ritra, come i ghiacciai giornalmente, annualmente si vanno a scomparire, e quindi sì, questo è, paesaggisticamente l'Islanda è bellissima, ti insegna moltissimo, nel suo silenzio sa insegnare molto, e è un altro di quei viaggi che tutti dovrebbero fare per questo motivo, perché uno si rende conto di cose che sennò alla fine si continua, diciamo, a leggere sui giornali, ma poi non ci toccano realmente, un po' come dicevo prima dell'Africa, uno dovrebbe toccarle con mano certe cose e poi sicuramente imparerebbe, si comporterebbe anche a casa sua in maniera diversa. Questo è quello che penso io. Io non sono un grande viaggiatore, cioè rispetto qualcosina, ma rispetto a te c'è, cioè proprio impallidisco, però i viaggi che ho fatto è vero, ti insegnano tanto e ti fanno stare al mondo, ti fanno capire veramente, ti fanno anche capire la storia, capisci veramente, che ne so, andando in Jugoslavia o andando a Berlino, cos'è stato quel periodo, quella cosa, andandoci fisicamente. E io ricordo un cantante americano che lui diceva: noi americani siamo molto ignoranti, no, tra virgolette, statunitensi, perché pensiamo che il mondo sia qua, sia gli Stati Uniti. E quando ho iniziato a viaggiare ho scoperto che la realtà era tutta un'altra, andando in Europa, andando in Asia, andando in Africa, e quello, insomma, assolutamente. Altra classifica. Un viaggio deve insegnare per forza, se no non è un viaggio, questo è poco, esatto, ma sicuro. Altra classifica, allora ti chiedo invece il viaggio o i viaggi sorprendenti, quelli che non ti aspettavi, non ci avresti dato magari neanche due lire e poi alla fine sei tornata a casa stupefatta. Beh, tutti questi tre sono stati organizzati, che ho detto, sono stati organizzati dal nulla, e come dicevi prima, non l'avevo neanche sognati, cioè ho prenotato e sono partita, e quindi questi tre sono tornata
anche molto stupita per quel motivo lì. E altri viaggi sorprendenti, diciamo, beh, un po'. Di sicuro in questa pandemia tutti i micro viaggi che ho fatto, cioè i micro weekend dietro casa, perché uno impara davvero a sorprendersi e quindi davvero fare pochi chilometri dietro casa e scoprire dei borghi, dei paesini, delle montagne che non conosceva di avere dietro casa. Quindi, ad esempio, qua c'è un, queste sono, mi sembra, le Langhe. Io sono in Piemonte, quindi Langhe, Monferrato, e poi davvero tutte le nostre montagne. A me piace da morire camminare. Infatti, in Perù, ad esempio, avevo fatto proprio un sacco di trekking in montagna. Però alla fine abbiamo le Alpi qua dietro, quindi di sicuro tutti questi mini viaggi sono stati viaggi che mi hanno sorpreso. E a dir la verità ti direi, non è tanto il viaggio che ti sorprende, io direi più te stesso, cioè come tu vieni sorpreso da te stesso in alcune situazioni che si verificano nel momento in cui tu esci dalla tua comfort zone. Cioè viaggiare serve proprio per uscire dalla propria comfort zone, quindi sapersi poi adattare. E tu non lo sai come reagirai nel momento in cui ci sono gli imprevisti. E il bello è proprio scoprire come reagisci te stesso, come reagisci tu stesso davanti a delle situazioni, magari di imprevisto, ma magari anche di grossa bellezza. Il Laos mi ha stupito positivamente perché era bellissimo, non me lo sarei mai aspettato così bello. Il Perù mi ha sorpreso, mi ha stupito per come, appunto, per alcune situazioni che ho vissuto io, e quindi, come dicevo prima, perché, diciamo, mi sono stupita nel vedermi reagire così in alcune situazioni. Un viaggio deve fare questo, più Ok. che. Secondo me. Sì, ti fa mettere in gioco, ti fa ridiscutere, insomma, tutti i tuoi cliché, i tuoi punti di riferimento. E invece, perché i viaggi che hai citato sono molto spesso viaggi nella natura, viaggi di camminate, viaggi di grosse escursioni, insomma, la montagna ti piace molto, insomma, si capisce visitando il tuo blog, dalle già soltanto scorrendo in maniera veloce. E vedendo le foto, la città invece ti chiedo: ci sono delle città che ti hanno di cui ti sei innamorata, che dici andrei a vivere lì, io ci tornerei? Beh, le classiche Parigi. Parigi, io ho vissuto 3 settimane a Parigi perché volevo imparare il francese, a dire la verità, e quindi ero da sola. Di nuovo, come dicevo prima, c'è un legame emotivo. E anche New York, ma New York perché uno vede, visita un posto che alla fine ha sempre visto e di cui ha sempre sentito parlare, quindi nel momento in cui sei lì, che cammini sulla Fifth Avenue o in mezzo a Central Park, ti sembra di far parte di un film, un libro, quindi sicuramente sono città in cui tornerei volentieri. Però no, non amo la città, cioè amo molto di più stare nella natura, quindi non mi verrebbero in mente, diciamo, altri paesi o altre città in cui, ecco, mi dicessero dove puoi andare a vivere, si apre di nuovo anche lì un capitolo enorme. Io, città italiane, sono innamorata di Venezia, però non andrei mai a vivere. Cioè, Un grande sono classico, sempre. Venezia bellissima, ma non ci Ma vivrei. anche Parigi, bellissima, ma di nuovo Non non so ci se ci vivrei. vivrei. Cioè, io sono innamorata di Torino, mi dispiace dirlo, quindi. cioè, mi dispiace dirlo, nel senso, mi va bene, nel senso, e mi piace anche viverci. Però no, non, la città, secondo me, è bella perché dà a livello di architettura, di cultura, musei, mostre, di sicuro. Però quello che ti dà la natura o quello che ti dà il camminare in mezzo a piccoli villaggi o piccoli borghi è tutta un'altra cosa, secondo me. Rispetto a Salberto, mi rimetti questa foto di Venezia. Mi viene in mente una cosa: le foto le fai tu, ovviamente. Queste sono foto che hai Sì. fatto tu. Come le fai le foto? Utilizzi adesso usi il cellulare o ti porti dietro una macchina?
Ho sempre la macchina. Ho Ah, ok. sempre, cioè, a dire la verità dipende, spesso, cioè, non ce l'ho sempre dietro, nei viaggi sì, però. Nei viaggi ho sempre la macchina foto con uno o due obiettivi, perché comunque mi piace fare le foto. Poi non è che io sia particolarmente magari brava o meno, però ci tengo. Che Ok. è un po' come avere la certezza poi di fissare quel momento lì. Però a volte mi arrabbio anche quando poi sto tanto a fare una foto e poi magari dico, uffa, non è venuta, e poi dico, ma me lo sono goduto realmente il momento. Cioè, è bello ogni tanto anche, lo dico da fotografo, nel senso che veramente ho sempre la macchina foto dietro, ma me lo chiedevo questo weekend, che sono stata in montagna e avevo dietro la macchina foto, c'è stato un bellissimo tramonto, a tutti i costi ferma la macchina, volevo fare la foto e tutto, e poi ho proprio poggiato la macchina e ho detto, adesso me lo godo. Perché non ha senso poi, per cosa? Perché poi io non sono una che ama neanche pubblicare tutte queste cose sui social in continuo, quindi sì, per me, però Sì, non ha senso. mi veniva da pensare questo quando dicevi, no? Il rischio è poi di filtrare quello che stai vivendo e di non vivere in prima persona, insomma, sempre attraverso l'obiettivo. Una cosa che mi stupisco sempre ultimamente quando vado ai concerti, come molti vedono il concerto attraverso o il cellulare o la macchina foto, insomma, quindi molta parte tu non la vedi, ma sei lì a filmare o a fare foto. Il rischio a volte di perdere il presente, no? Con l'idea di comunque di testimoniare tutto, di postarlo, di catalogarlo, di averlo in archivio, ma poi chissà quante volte ti vai a rivedere quella foto, quel frame del video che hai fatto. Sto diventando vecchio perché divento un No, ma è vero, ma bacchettone io infatti, perché. ad esempio, faccio gli album cartacei, cioè di 600 foto di un viaggio, poi alla fine con un lavoro enorme ne tiro fuori 70 e faccio l'album cartaceo in cui attacco qualsiasi cosa, biglietti da visita e così via, perché, e poi alla fine è quello che mi vado a riguardare, non le altre 600 che ho sul E poi computer inviti gli pubblicate. amici e li obblighi la sera a guardarsi. Quello sì. Di sicuro, cioè questa è proprio una cosa a cui i miei amici non scampano, poveretti. L'ultima classifica rispetto ai viaggi invece è la delusione, il viaggio che pensavi che alla fine, forse perché quel momento non era quello giusto, eccetera, però non ti ha dato quello che ti aspettavi. Ah, non, diciamo che sono ottimista e positiva e un entusiasta di natura. Quindi non riesco a trovare un viaggio che sia stata una delusione. Ogni tanto ho fatto l'errore di voler riproporre qualcosina che era andato molto bene. E quindi ho fatto un'esperienza magari di surf in Portogallo, è stato un bellissimo giro di 10 giorni in Portogallo col tema surf, quindi Poi ho detto perché no, rifacciamolo anche in Marocco. Bellissimo, perché ci sarebbe un elenco di cose positive. Però sono arrivata con delle aspettative che invece poi alla fine sono rimaste un po' deluse. Quindi infatti io cerco sempre di non andare 2 volte nello stesso posto, a parte i famosi luoghi di attaccamento. Quando ero all'università avevo dato un esame di psicologia sui luoghi di attaccamento, che sono quelli in cui il nostro, diciamo, noi abbiamo bisogno di tornare spesso perché sono un po' casa, ci rimandano un'immagine di noi. A parte quelli, ritornare in un luogo perché magari uno vuole rivivere un'esperienza fatta, perché vuole, no, perché poi uno va lì con un'aspettativa e quell'aspettativa lì per forza, diciamo, rimane delusa. È il motivo per cui io leggo le guide, ma non mi piace leggerle troppo. Perché se mi piace guardare magari delle foto o dei documentari del posto in cui andrò, però non troppo, perché se no poi se non riesco a vedere le cose che mi aspetto di vedere, mi rovino il viaggio invece. Infatti non ci sono viaggi deludenti perché nella realtà poi sono sempre una che, come dicevo prima, zaino in spalla, cerca molto di costruire il viaggio giorno dopo giorno, non per forza con tutte le mete fissate. Ok, invece andiamo più su qualche aneddoto, ci racconti qualcosa che ti è successo, quindi qualche imprevisto, qualche momento in cui
sei stata presa dal panico, hai detto, oddio, qua non esco più da sta situazione. Beh, il panico più grande è stato l'arrivo in Senegal. Forse perché ero totalmente da sola, mi sono ritrovata in questa. A parte che mi sono ritrovata all'aeroporto da sola, che attendevo questi ragazzi senegalesi che non conoscevo, e lì erano tutti alti e neri, che è la realtà. E io sono piccola e bianca, biondissima, cioè, quindi oggettivamente c'era proprio questo. Cioè mi si è subito, mi è nata non una paura, però la grande domanda era: ma sto facendo la cosa giusta? Perché poi io sono una che appunto ama prenotare così senza pensarci tanto, poi quando si ritrova lì, magari. E quindi poi prima sera pieno, pieno di scarafaggi, ragni di tutte le dimensioni, quindi lì da sola in questa casa veramente pianto tutte le mie lacrime, dicendo ho sbagliato tutto, non avevo dietro il cellulare, non sapevo, cioè proprio. E poi a dir la verità, dopo più di un mese lì, l'ultimo giorno ho pianto tutte le mie lacrime perché sarei rimasta lì in eterno. Quindi è proprio vero che il nostro corpo si deve, il nostro corpo, no, la, il nostro spirito, la nostra mente, cioè ci dobbiamo adattare. E infatti è stato un viaggio, continuo a nominarlo perché è quello che mi ha insegnato di più, mi ha proprio messo di fronte a una situazione critica, problematica, visto che alla fine sapevo affrontarla benissimo, cioè il giorno dopo già mi era passato tutto, no? E un'altra potrebbe essere, l'ho nominato prima, quando tornavamo dal Perù, ero con un gruppo, diciamo, organizzato, ero con Viaggio Avventure nel mondo lì, ma diciamo che avevo conosciuto solo una ragazza poco prima. Quindi diciamo, tra di noi non ci eravamo ancora conosciuti, adesso molti di loro sono tra i miei più grandi amici, però all'epoca appunto non ci conoscevamo ancora, e hanno dirottato il nostro volo perché siamo finiti dentro l'uragano Harvey, e quindi ci hanno poi fatto fare un atterraggio d'emergenza a New Orleans, ma il nostro era un volo internazionale, New Orleans non è un aeroporto internazionale, morale siamo rimasti 5 giorni chiusi dentro un aeroporto come dei terminal. A New Orleans vestiti da Perù, e in Perù d'estate è inverno, quindi puoi solo immaginare piumini, scarponcini e pile, non è che avessimo tante altre cose. A New Orleans c'erano 50 gradi all'ombra, quindi ben venga che eravamo chiusi nell'aeroporto perché almeno c'era l'aria condizionata, però con un'ansia, non tanto l'ansia, però a parte che dovevamo tutti ritornare al lavoro, quindi era perché era il rientro, e poi non sapere che cosa sei legato, lì sei veramente legato ad altri, cioè sei dall'altra parte del mondo e quindi non sapere come te la puoi cavare. E a dir la verità, lì ci siamo proprio accorti. Io mi sono accorta che poi tirando fuori, ho tirato proprio fuori delle doti, diciamo così, che non sapevo di avere, cioè quindi. Siamo riusciti alla fine, dopo, questi sono solo alcuni dei 1.000 biglietti che ogni giorno ci facevano di voli, che poi nel momento in cui eravamo al gate ci dicevano siete in overbooking, quindi ci rispedivano indietro, e ogni giorno a tutte le ore noi ci provavamo perché ci prenotavano su dei voli, ma su quei voli noi non riuscivamo mai a salire, alla fine siamo dovuti passare dal Canada facendo un visto per il Canada, però di nuovo ci siamo. È stato un imprevisto. Quando mi si chiede di raccontare qualcosa del Perù, solitamente parlo di quello e mi fa ridere perché ero persino a New Orleans, dico, però alla fine un viaggio è bello, anzi, sono proprio gli imprevisti che ci salvano, che ci insegnano, che ci raccontano, che ci. Cioè, se non ci sono gli imprevisti, il viaggio non è neanche divertente. Bisogna crearsele in qualche modo. Ok, invece il viaggio che ti manca ancora, proprio il viaggio con la V maiuscola, perché i posti sono infiniti da vedere, però magari perché da quanto hai raccontato sembra che hai girato parecchio, quindi molte cose le hai viste, i continenti, forse c'è il posto dove devi ancora andare. Patagonia. Cioè ce ne sono troppi, è una lista, è lì una lista. Ma la Patagonia, perché a me piace la natura, piacciono i ghiacci, piace molto il nord, mi piacerebbe andare in Groenlandia, in Alaska, però la Patagonia, non so come mai, è proprio un sogno nel cassetto. Prima o poi ci andrò, non so. E tu viaggi
L'hai un po' detto, e in Senegal sei stata da sola perché sei arrivata appunto lì da sola, ma gli altri viaggi, viaggi con qualcuno, ti appoggia qualcuno o preferisci viaggiare da sola? Allora, ho viaggiato in tutti i modi, perché poi io ho iniziato realmente a viaggiare come volevo io appunto nel 2013. Prima viaggiavo, facevo i classici viaggi con i miei compagni del liceo, con amici dell'università, ma erano viaggetti in Europa, più semplici. Poi quando ho scoperto come mi piaceva viaggiare, ho iniziato un po' a viaggiare, diciamo, per conto mio, ma solitamente appoggiandomi ad altri gruppi. Quindi gruppi, poi, come dicevo prima, viaggio avventure nel mondo, però il gruppo Discovery, che sono quelli, i gruppi dove appunto non si prenotano troppe cose, ci si va un pochino più all'avventura. Poi con sto Grand Tour, che è questa, diciamo, tour operator, questa agenzia di viaggi che organizza proprio viaggi. Diciamo io dico all'avventura, nel senso che sono viaggi nei quali bisogna sapersi adattare, non sono assolutamente alla portata di tutti, perché magari ci sono esperienze, si dorme in situazioni un pochino più spartane. Non lo so, per me è tutto normale, nel senso a me piace, è proprio quello che piace del viaggio, quello di non stare nel resort, però mi rendo conto che non tutti sceglierebbero un tour operator del genere. Invece io con loro ho fatto più di un viaggio perché mi piaceva proprio questa cosa qui, che venivano organizzate le cose, i viaggi in modo che fossero il più autentico possibile, come dicevi tu prima, sostenibili. È quello che si chiama, è quello che ho fatto anche io in Senegal, turismo responsabile. E infatti adesso io sono nell'associazione Renken, che è l'associazione senegalese, organizziamo viaggi di turismo responsabile, quindi dove i turisti vanno, ma sanno che staranno a casa dei locali, e quindi anzi, si porta il riso e si portano le cose da mangiare. E quindi diciamo che il più delle volte mi sono appoggiata a dei gruppi del genere, oppure 1 o 2 volte con amici che avevano quell'idea lì di viaggio. Ma è molto difficile trovare persone che abbiano la tua stessa idea di viaggio, e per fare un viaggio, cioè, e poi, cioè, se ci sono i famosi imprevisti e sei con delle persone che sai che non la pensano esattamente come te, rischi di rovinare delle amicizie. Quindi io ho sempre detto, preferisco farlo con persone sconosciute, con cui al massimo, cioè, riesco a dire quello che penso e non rischio di rovinare niente, oppure con persone su cui sono certa che anche nell'imprevisto ragioneranno al mio stesso modo. Comunque, da sola, a parte piccole esperienze in Italia o in Europa, no. Un po' perché la mia mamma morirebbe, e soprattutto a dire vado appunto cioè, poveretta, è morta quando sono stata in Africa, probabilmente, cioè, avrà sgranato non so quanti rosari. E poi perché io, lo vedete, sono una chiacchierona, amo condividere i viaggi quando torno e mi piace moltissimo condividerli durante il viaggio, per quanto nel viaggio cerchi sempre di ritagliare il mio momento in cui mi siedo, scrivo il mio diario e sono io la penna e il foglio, non deve esserci nessun altro. Però poi mi piace alla sera dire qual è la cosa che ci è piaciuta di più di oggi, qual è la cosa. Sono una che ha piacere di condividere le cose, le proprie scoperte, quello che. Questa cosa a me ha insegnato questo, l'ha insegnato anche a te. Cioè, questa cosa è una cosa che mi. Forse perché faccio la maestra, sono portata molto a questo dialogo continuo, confronto continuo. L'aprire domande, aprire in continuo, e quindi se lo faccio da sola, poi dopo un po' implodo. E quindi. Ok, allora siamo a 58 e 52, 58 minuti e 55 secondi, insomma il tempo è volato, però volevo ancora chiederti un paio di cose. Una è questa, l'hai detto, io sono una maestra, quindi quello è il tuo lavoro. Porti il tema del viaggio, il viaggiare a scuola con i bambini delle tue classi? Eh sì, è necessario, per me e per loro. Beh, il modo migliore per insegnare è quello, si dice che essere testimoni. E
no? Quindi nel momento in cui io insegno qualcosa di cui io ho fatto esperienza, so che lo trasmetto in maniera decisamente maggiore e attivo subito la loro curiosità. Se io faccio vedere loro delle foto dove ci sono io in certi posti del mondo, loro saranno molto più attenti, impareranno molto di più, nascerà in loro il desiderio di vedere quei posti lì e apriranno. Poi è bello il mio lavoro perché veramente i bambini aprono domande in continuo che uno non si aspetta e vengono fuori le lezioni più belle. Un giorno abbiamo letto la parola risaia e loro non sapevano cosa fosse su un testo di italiano. Anziché spiegarglielo e basta, gli ho fatto vedere una foto di un posto appunto in Sudasia. E da lì si sono aperte davvero un sacco di una bellissima discussione tra i bambini, perché poi i bambini hanno visto me lì e quindi hanno iniziato proprio a chiedermi tanto. Senza andare a parlare di quello, l'anno scorso in quinta abbiamo fatto i romani e poi più di una famiglia dopo mi hanno detto che nell'estate erano andati a Roma perché i bambini volevano vederlo, questo Colosseo, cioè, perché piuttosto che leggere sui libri, se i bambini sentono i racconti dal vivo o lo vedono ancora di più dal vivo con i loro occhi, poi imparano, costruiscono conoscenza, cioè. È un'attivazione, cioè se non lo si fa da io, sarà che i miei genitori l'hanno fatto con me quando ero piccola e quindi io lo voglio riproporre il più possibile con i bambini. C'era una frase di D'Avenia bellissima che diceva io amo guardare strappare la bellezza che mi sta intorno e regalarla, nel senso se io vedo qualcosa di bello, per forza devo farlo provare anche a te e in modo particolare i bambini sono quelli che assorbono di più, quindi Sì, poi la è tutto. condivisione, sì, esatto, è fondamentale. Mi viene da dire, immagino i genitori di quei bambini che sono andati, che li hanno obbligati ad andare a Roma, magari il papà voleva farsi le 2 settimane nel resort in Sardegna dal 15 al 31 e invece è dovuto andare a Purtroppo beccarsi non ho il ancora calore di questo Roma. potere di far cambiare le vacanze alle famiglie, però. Ok, andrei ancora una domanda sul tuo blog. Perché comunque tu fai un'azione comunicativa, noi ci occupiamo di comunicazione, allora fare vedere la nostra card comunicativa in cui adesso Alberto la fa magicamente aprire a video, e la nostra frase, insomma, in cui noi diciamo che fare bene non basta, bisogna farlo sapere, no? Quindi è il raccontare, il testimoniare, no? Quello che accade, tu lo fai con il tuo blog. Ecco, però è un blog, come ci dicevi, di pura condivisione, non finalizzato a ottenere più like, avere più visualizzazioni, eccetera, eccetera. Ma chi è il tuo pubblico? Riesci a fare un po' un identikit o cioè, ti è capitato magari di avere anche molte reazioni magari ad un post, ad una storia che hai pubblicato? Pubblico molto variegato, perché col fatto che io scrivo di tante cose diverse, sì, ho avuto tantissimi, diciamo, un grandissimo, diciamo, numero di visualizzazioni, se vogliamo definirlo così, quando avevo scritto un articolo sul viaggiare con i bambini, come mai bisogna insegnare ai bambini a viaggiare. E lì probabilmente era un pubblico di giovani mamme o di ragazze, magari anche della mia età, che come me amavano viaggiare e che poi, perché un po' è la scusa è questa, ma adesso ho i figli, non posso più farlo. E io invece dico sempre no, cioè se l'hanno fatto i miei, che in un altro periodo comunque, magari c'erano anche meno facilitazioni e così via, si può fare. Quello ad esempio aveva riscosso un grosso successo, però a dire la verità dipende perché poi io scrivo di scuola e quindi nel momento in cui scrivo di scuola si vede proprio che il target, perché poi i siti ti mettono anche il target di età, quindi il target sono probabilmente mamme in generale, che quindi si o maestre, quindi qualcuno che si rilegge nelle mie parole. Nel momento in cui io scrivo tanto di montagna, di viaggi, ed è un pubblico invece leggermente diverso. Però direi per lo più miei coetanei o più adulti, perché io scrivo cose che poi alla fine, cioè, cerco sempre di mandare, senza farlo neanche apposta, comunque dei messaggi
particolari e quindi magari il ragazzo diciottenne ancora non lo legge, non lo recepisce quel messaggio lì, quindi è qualcuno che magari si rispecchia nelle mie parole, anche le volte in cui ho scritto degli articoli su situazioni di vita. Quindi situazioni, appunto, l'anno scorso ho avuto un problema alla schiena, quindi mi veniva da scrivere come stavo affrontando quel periodo lì. Se qualcuno si rilegge in quell'articolo, allora magari lo ricondivide. Quando avevo scritto un articolo quando compivo 30 anni, sui 30 anni, e guarda caso quello era stato ricondiviso un'infinità di volte, probabilmente da un sacco di miei coetanei che si ritrovavano in quello che io scrivevo. Quindi è molto variegato. Ok, e ti chiedo ancora una cosa, prima che tu ci regali il buon consiglio, quello che chiediamo sempre ai nostri ospiti, però sempre rimanendo in tema di consigli, abbiamo parlato di libri, di letteratura, insomma, l'estate mediamente c'è il viaggio, comunque di solito ci si porta dietro un libro, no? Perché c'è il momento in cui magari uno ha più tempo per leggere, cose varie, forse i tuoi viaggi non sono così tranquilli per potersi sedere a leggere, però comunque io per esempio in ogni posto in cui vado, al di là di che sia stare sotto l'ombrellone oppure muoversi molto, un libro c'è sempre che fa un po' un pezzo di casa che mi porto dietro. C'è un libro che ti senti di consigliare o perché è legato al tema del viaggio, insomma, con cui possiamo anche viaggiare? Fermo restando che sì, porto sempre il libro con me, anche tre o quattro, perché è necessario. Allora, libri che mi hanno ispirato comunque sul tema viaggio, non ne saprei consigliare uno, nel senso che a me piace leggere i libri, ce li saprei consigliare sulle singole mete. Quindi, quando sono andata in Perù, ho letto un libro che mi è piaciuto veramente tanto, che è La profezia di una curandera, che parla proprio delle tradizioni peruviane. Mi è piaciuto tantissimo leggerlo prima perché ho capito che cosa avrei vissuto là, in effetti, no? I riti che fanno loro intorno al fuoco, il pachamama, pachapatata e così via, sapevo di che cosa stavano facendo. Quindi a me piace leggere, mi vado a informare magari prima di andare in un posto, comprarmi un libro che parla di quella tematica lì. E poi non saprei consigliare, cioè, dir la verità, il libro secondo me per eccellenza sui viaggi è un indovino mi disse di Tiziano Terzani. È grandissimo libro. A me non ha trasmesso tanto perché è un linguaggio giornalistico, perché Tiziano Terzani era un giornalista e quindi è poco emotivo. E quindi bellissima una descrizione del Sudasia che lui ha attraversato a piedi degli anni 90, inizio 90, bellissima. Io ho faticato perché appunto c'è poca emozione, tanti fatti, tantissime bellissime descrizioni, però quello sì è un bellissimo libro, però io appunto ho faticato a finirlo. Quindi non ho il libro da consigliare tema viaggio, quello Che detto da no. un insegnante, ho faticato a leggere un libro, insomma, non è cosa da poco. Perché i libri o uno li devono essere i tuoi migliori amici, quindi o li Esatto, divori dalla sono prima d'accordo. pagina oppure se non Diventano prende. un'agonia, certo. Esatto. E invece è arrivato il momento del buon consiglio, insomma, quello che chiediamo sempre ai nostri ospiti, quindi ti ricordo sempre il tuo ruolo che chiude insomma le puntate prima dell'estate, quindi il tuo buon consiglio sarà l'ultimo che rimarrà per un po', quindi ti do questo onore e onere. Beh, guarda, prendiamo l'ultimo mio articolo scritto a fine maggio, che si chiama Perdersi. Perdersi, quello secondo me lì c'è scritto tutto. Cioè imparare a lasciare per un momento la guida, se si sta viaggiando, oppure lasciare un momento la programmazione della giornata e lasciarsi stupire. Perché il più delle volte siamo portati, soprattutto quando andiamo in vacanza, e io lo faccio anche spesso, a voler programmare. Però così facendo non lasciamo spazio alla realtà di entrare, se abbiamo tutto già predefinito. Nel momento in cui invece uno lascia delle porte aperte,
lì che entra poi io dico, la vita, la bellezza. E questo può capitare anche stando fermi in città, perché secondo me in questa situazione post-pandemia è molto importante trovare qualcosina, cioè imparare, l'avevo scritto in un altro articolo di gennaio, scrivevo proprio questo, cioè imparare a rimanere all'interno del tempo, cioè imparare a lasciarsi stupire, senza dover, bisogna aver paura che il tempo scorre e così via, cioè fermare i singoli istanti ma lasciando scorrere il tempo, cioè non avere quest'ansia di riempirlo, di fare cose, ma semplicemente è un consiglio soprattutto per me, che invece vado sempre troppo di fretta e macino chilometri ed esperienze, invece ogni tanto fermarsi e come dicevo prima, godersi quel tramonto lì, ma goderselo. Può essere anche dal balcone di casa, oppure può essere sul K2, però quando dico perdersi intendo quello, cioè imparare ad abbandonare la strada che sia diciamo, la propria aspettativa e lasciarsi stupire. C'è Federica che ti dice Ceci meravigliosa e dice bellissimi consigli, quindi c'è anche chi ti segue. Sì, mi veniva la domanda, poi tu mi hai anticipato la risposta, cioè ti avrei chiesto, ma in Torino tu ti perdi e comunque hai detto di sì, capita di perdersi anche nel posto più conosciuto, che sia proprio un approccio e una sfida, insomma, no? Quella di lasciarsi andare. È molto difficile, secondo me. Per una come me, fermarsi e lasciarsi un pochino andare è molto difficile, però la bellezza dell'arrivare a fine giornata è dire qual è, che cosa mi ha insegnato, che cosa mi porto a casa di oggi, magari è stata una giornata di lavoro, magari, però davvero può essere il sorriso del giornalaio o le due chiacchiere con la panettiera o con un collega o con, se uno ha la fortuna di viaggiare, il proprietario di un locale, c'è questo, cioè godere delle piccole cose. E qualcuno ti ricorda che sei la nostra maestra del cuore, come Ivana, che insomma ha mandato questo messaggio. Mamma di una mia alunna. Grazie Ivana, che magari è una di quelle che è andata a Roma, che è stata obbligata dai figli ad andare. Sì, comunque è vero, è proprio così. Però ti seguo, quindi credo l'abbia fatto con molto piacere, anzi abbia apprezzato i tuoi consigli di viaggio. L'abbiamo accennato, insomma, come seguirti, e adesso vi farei vedere la slide con i tuoi contatti, appunto il blog si chiama Parole di Viaggi, che ha questo payoff, questo sottotitolo Make Your Dreams Come True, cioè fai diventare reali i tuoi sogni, farli diventare veri. Tu sei Cecilia e questi sono i tre posti dove trovarti online, il sito parolediviaggi.com, che è appunto il blog, e poi su Facebook come Parole di Viaggi, anche su Instagram, insomma. Quindi mi consigli di seguire Cecilia su questi tre luoghi online, ma soprattutto di andarsi a leggere gli articoli sul blog Parole di Viaggi, perché ne vale la pena, anche perché Cecilia scrive bene. Quando qualcuno scrive bene, insomma, sempre, al di là del contenuto, già la forma, se è bella, aiuta ed è un piacere leggere. Prima delle conclusioni dei saluti, io ho scritto e segnato le solite parole chiave, insomma, che hanno un po' contraddistinto questa diretta, quindi la scoperta, i punti di vista, che sono quelli che uno scopre nel viaggio, che tu sei una chiacchierona, il blog che hai aperto quasi 10 anni fa, nel 2012, lo scrivere che ti piace, quindi l'hai portato nel blog, il primo blog che hai fatto su Blogspot, che era questa piattaforma gratuita, insomma, c'era il periodo prima pre-social, pre-Facebook e Instagram, in cui il blog andava tanto, no? Soprattutto chi andava all'estero, magari faceva un'esperienza, lo faceva per gli amici, ma poi di fatto chi li seguiva erano sempre gente sconosciuta, gli amici non seguivano più di tanto, ma attraverso quello strumento entrava in contatto con altre persone. I coinquilini, che sono quelli che un po' nel mondo devi andare a scoprire, no? Come fossi nella tua casa, la scoperta, l'importanza di informarsi per avere rispetto, perché il rispetto quando si viaggia è fondamentale. In punta dei piedi, che è sempre un po' lo stile che bisogna avere quando si va in un posto, la bici, che è lo strumento che utilizzerai per il prossimo viaggio a brevissimo,
e che è anche la sostenibilità di cui abbiamo parlato, lo zaino che mette in spalla l'Africa, il mettersi in gioco che succede quando uno viaggia, quindi uscire dalla comfort zone, l'uragano, insomma, che ha scompigliato un po' il tuo ritorno dal Perù e ti ha fatto scoprire una New Orleans, e un po' l'hai citato, il The Terminal, questo film meraviglioso in cui Tom Hanks vive e non riesce a uscire da questo, da questo aeroporto e si fa una vita lì dentro, perché sono microcosmi, sono delle città, praticamente gli aeroporti. La mamma, che è quella che è sempre molto tranquilla quando tu parti per l'altra parte del mondo, e poi il tuo consiglio, che è quello di perdersi, ma poi anche che aiuta a ritrovarsi. Allora io Cecilia ti ringrazio, sei stata una perfetta ospite per l'ultima puntata prima della nostra pausa estiva. Io ringrazio, attraverso te ringrazio anche tutti gli ospiti che sono stati con noi per le precedenti 45 puntate, che hanno reso ricca e un'esperienza veramente importante quella di comunicazioni di servizio. Noi siamo partiti nel maggio 2020 in piena pandemia, facevamo le dirette di sabato, quindi quando proprio non si usciva di casa. Abbiamo continuato quasi ogni settimana e siamo contenti dei risultati, siamo contenti delle persone che ci seguono e li ringraziamo. A questo proposito, io ricordo di seguirci sui nostri canali social. Abbiamo un sito dove trovate tutte le puntate di comunicazioni di servizio, anche in podcast. Quindi lo dico sempre: se uno fa fatica ad addormentarsi, la mia voce ti fa in un attimo entrare nel mondo dei sogni. E poi i social, appunto, Facebook, Instagram e YouTube. La voglia di viaggiare è tanta, quindi grazie Cecilia di averci raccontato, di averci portato un po' in giro per il mondo. L'Islanda è il posto che veramente anch'io vorrei assolutamente visitare, andare a scoprire, quindi spero di riuscirci prima o poi a farlo. E in bocca al lupo per il tuo viaggio in bici. Quanti chilometri pensate di fare Non li abbiamo viaggio? programmati, non si programma niente. Non si programma. Abbiamo chiesto 10 giorni di ferie, 12, poi dobbiamo tutto ancora vederlo. Non li abbiamo veramente, non li abbiamo programmati e non so se saremo allenati, quindi Va bene. lo si vedrà strada facendo, no? Dai, ci fare sapere se siete stati sotto i 1000 o sopra i 1000, perché insomma 10 giorni, 100 km al giorno che sono già impegnativi, insomma. Penso sotto, perché non lo so se questa pandemia ci ha dato questa possibilità di allenarci così tanto, perché però. Va bene, però il viaggio in bici è una roba meravigliosa. Chiedo ad Alberto, che vedo in bassa frequenza, abbiamo detto tutto, c'è qualcosa, mi sembra che abbiamo detto tutto. No, io farei una cosa, farei scorrere velocissimamente, poi chiudiamo le foto di viaggi, chiederei ad Alberto di fare una carrellata veloce, così chiudiamo la puntata proprio con questa carrellata, perché forse non tutte le abbiamo fatte vedere, e quindi lascio ad Alberto fare una velocissima slide gallery, se tu vuoi dire qualcosa, magari di dove sei, e 6.000 metri in Perù, bellissimo, il Ok. trekking più bello del mondo. Era la Usangate. Qui eravamo in Myanmar, sul lago Il. Questi sono i pescatori tipici. Vabbè, qui Mosca, Russia, d'inverno. Dolomiti, ci sono un po' tante foto. Qui sono sempre le Dolomiti e che sono innamorata delle Dolomiti. Qui la montagna dietro casa, siamo in Piemonte. Ah, Fatta in piena pandemia, diciamo. so perché è troppo Islanda, un classico, invece No, eravamo in Piemonte. qui in Norvegia, l'abbiamo già detto con mio papà, e qui con la mia mamma, in questi già spiegati, Islanda. Islanda, ok. E i bambini della scuola senegalese, in cui facevo volontariato, di cui sono volontaria. Qui è Birmania, Myanmar, con una bimba del posto, anche lì. Io se vedo bambini me li prendo in braccio, queste. Qui è una signora che ci ha invitato per caso a casa sua in questa palafitta in Myanmar, incontrata per caso e ci ha chiesto di andare a mangiare a casa sua. E abbiamo mangiato in una palafitta due pomodori, bellissima, un'esperienza bellissima. Sono le esperienze che dico. E questo era il bimbo della palafitta di fianco che si lavava. Questo è il Il Senegal, non abbiamo famoso, detto, sì. esatto, il viaggio. Questo sempre, sempre, sempre lo stesso viaggio, ma. E La questi sono i spiaggia del bimbi. Senegal. Una strada islandese.
Venezia, Venezia, le le Langhe. Langhe in Piemonte, qui sempre il Perù, quindi sempre trekking, perché quella è la costante che ci sia comunque da camminare in ogni posto. Va bene, allora diciamo con questa carrellata finale ha chiuso alla grande questa puntata. Cecilia, grazie, in bocca al lupo, buone vacanze, buon riposo, buon trekking, buone Grazie. pedalate e a presto. Grazie a tutti Grazie quelli che ci a hanno voi della seguito. bellissima opportunità. Prego e ci rivediamo a settembre, buona estate a tutti e in bocca al lupo. Crepi il lupo. Ciao. Ciao.